no, lì è semplicemente era una proposta della società, poi noi con la squadra abbiamo detto che se, secondo noi avremmo semplicemente preparato la partita bene, comunque anche andando in ritiro il martedì come avevamo già preventivamente annunciato, quindi poi la società dopodiché non ha detto niente, ha detto va bene, quindi sotto quell'aspetto questa è stata un po' la, chiaramente stringendo quella che è stata la, questi due giorni, questo giorno e mezzo, insomma, le ultime ore, quindi questo è uno, perché comunque la squadra tutto sommato ha sempre fornito, magari non è stata la prestazione di Pescara non è stata una prestazione delle più esaltanti, però non si può neanche pensare di giocare sempre bene, sempre da 8, insomma, purtroppo ci siamo anche abituati bene, devo dire, perché anche col Modena, pur perdendo, abbiamo fatto un'ottima partita, con lo Spezia, insomma, altre partite abbiamo sempre fatte bene, domenica sinceramente non è stata una delle più belle, anche se poi non si meritava di perdere, quindi questo è fuori di dubbio. Dispiace che magari questa flessione che ha avuto la squadra, che peraltro hanno avuto tutte le squadre, perché io ricordo il Latina ha perso 4 partite di fila, il Lanciano 4-5 addirittura, cioè tutte hanno avuto la loro flessione, è chiaro che sarebbe stato il massimo, noi magari fosse l'unica a non averlo, sarebbe stato fantastico. Però è ovvio che in un campionato di 42 partite il momento di flessione ce l'hai. Purtroppo, e mi dispiace molto, è coinciso con questi problemi che ci sono stati, quindi con l'arrivo al campo un'ora e mezza prima, insomma, con questa situazione molto particolare. Devo dire, d'altro canto, che però è stata una coincidenza di risultati, non di prestazioni, perché anzi forse abbiamo fatto migliori prestazioni e non abbiamo fatto un risultato positivo rispetto magari ad altre volte che invece abbiamo fatto magari prestazioni meno buone e avevamo vinto, ecco, quindi, perché il calcio è così, insomma, non è che, purtroppo non è matematica, giochi bene vinci, giochi male perdi, no, non funziona così, quindi mi dispiace che sia coinciso con questo, ma le prestazioni e l'impegno della squadra credo che siano sotto gli occhi di tutti, insomma, alla fine noi dobbiamo far conto che abbiamo dovuto sempre rincorrere, abbiamo fatto 60 punti comunque, quindi abbiamo sempre dovuto rincorrere, è chiaro che un po' di una piccola flessione ci può stare, ma siamo anche consapevoli e convinti che non abbiamo già fatto tanto, possiamo fare tantissimo, perché comunque c'è ancora la possibilità di raggiungere un traguardo ambizioso e vogliamo metterci veramente tutti noi stessi, come abbiamo sempre fatto, per cercare di raggiungerlo. Insomma, siamo riusciti, nonostante tutto, nonostante un mare in tempesta, comunque a portare una barca e a timonarla con saldezza fino a un posto ridossato. Ovviamente adesso vogliamo da lì navigare serenamente a cercare di poter arrivare, se adesso era una baia, arrivare in porto, il porto magari che corrisponde ai playoff, ecco, quindi sarebbe molto importante, anche se poi se ultimamente proprio in virtù di queste cose sento dei rumori un po' strani, un po' degli scricchioli un po' sinistri, rumori sinistri, ma sinceramente io ripeto, io sono strafelice di quello che abbiamo fatto, di tutto questo con il nostro cammino, che non vuol dire non puoi tentare di, io dico sempre che mi accontento dell'impossibile e quindi non ci accontenteremo certo di arrivare così a quasi alla fine e di tirare i remi in barca, assolutamente, anzi cercheremo di dare il massimo, come abbiamo, ripeto, lo voglio sottolineare, fino in fondo, come abbiamo sempre fatto, come i punti che abbiamo fatto, quel gioco che abbiamo fatto, nonostante mille problematiche che tutti sanno, però con una grande coesione, una grande armonia, anche se c'è stati tanti momenti, ci sono tanti momenti che qualcuno magari cerca di minarla, però la squadra è assolutamente decisa, compatta nel voler raggiungere qualcosa di più. Perdere un attaccante di riferimento che ha un po' più di esperienza in questo momento, cioè non che l'abbia tanta, però c'è un po' più di cappelluzzo, qualche mese in più, ecco.
dico Capelluzzo perché poi è entrato lui, però è ovvio che anche quello fa inevitabilmente. Poi è anche una questione di avere quel pizzico di fortuna che magari non, che ultimamente non abbiamo, però dobbiamo essere anche, come dicevo prima, più forti anche di quello, andare avanti, cercare di dare il massimo. La squadra è convinta di farlo, tutti ne siamo convinti, e quindi poi lo sport è quello. Noi ovviamente poi ci sono gli avversari che ti vogliono mettere in difficoltà, che ti possono mettere in difficoltà, non sempre riesci a fare delle prestazioni super, però non si può pretendere chissà che cosa. Io, come dissi anche l'altra volta, mi accontenterei anche di una pessima prestazione di vincere una partita una volta. Non è mai successo, almeno una volta, o anche due, facciamo due. E sì, è una squadra che, ma perché molte volte quando sei tra virgolette sereno, che non hai più nulla, magari in fase di promozione, di playoff piuttosto che di retrocessione, è in campo più sereno, più tranquillo, ed è la volta che invece, che tra l'altro dai magari di più. Quindi bisogna essere noi bravi ad approcciarla bene, a pensare che comunque è una squadra che ha nelle sue file giocatori di qualità, che ha comunque grande orgoglio perché ha, come si ricordava appunto, ha fatto molto bene a Spezia, ha fatto bene col Brescia, e quindi dovremmo veramente dare fondo a tutte le nostre energie, anche perché ormai mancano 4 partite, dobbiamo realmente tirar fuori tutto, anche qualcosa magari che di energie nervose che magari nel profondo abbiamo, quello di sicuro. Non so, adesso dobbiamo pensare, non abbiamo neanche molto tempo per preparare la partita. Purtroppo già ultimamente abbiamo avuto un po' di difficoltà a fare gol, pur creando, pur tirando, pur facendo, veramente producendo, non abbiamo avuto possibilità di, cioè non siamo riusciti a fare gol. Cioè, abbiamo provato anche sfruttando delle palline attive, come è successo col Modena, poi non sono andati a buon fine, però cerchiamo adesso di trovare una soluzione a maggior ragione ancora adesso che poi verrà anche a mancare un attaccante di riferimento come Rossetti. Sì, a Bari gioca Giacomo Mazzi, però in una posizione che non di emergenza, che tra l'altro anche quella venne, se non ricordo male, il giorno prima addirittura, quindi senza neanche provare, insomma, c'erano delle difficoltà oggettive anche a loro, era la soluzione che era venuta così. Però è ovvio che adesso non credo che sia percorribile come soluzione, e adesso chiaramente abbiamo, diciamo, come giocatori con caratteristiche non simili, perché Rossetti è un giocatore, effettivamente la prima punta, perché non attacca la profondità con buono passo, cosa che invece non fanno Rafa Giordao, lo fa meno Capelluzzo, ovviamente per tutti per caratteristiche, però sono Capelluzzo è più punta centrale, Rafa Giordao è più anche lui una seconda punta che si muove molto. È da valutare tutte e due, vedere con gli altri, però diciamo le punte di riferimento tendenzialmente sono loro, e quindi anche se domenica, sabato, nel momento in cui si fece male Rossetti, abbiamo optato per attaccargli la profondità, come si dice, Scapuzzi, che tra l'altro ha fatto anche una buona partita, abbiamo messo davanti ancora Puzzetti, che tra l'altro ebbe le due occasioni più importanti. Sì, esatto. E quindi insomma dobbiamo vedere, purtroppo ripeto c'è poco tempo a disposizione, dobbiamo capire come metterci in campo. Però non è una situazione facile, però dobbiamo andare oltre a questo fuori di dubbio. Purtroppo il calcio è un po' strano, a un certo punto non magari fai fatica a fare gol, prendi un gol lonzo. E dammi il rigore al capo. Lo so. No, certo. Sì, gli episodi adesso a maggior ragione influiscono di più, nel senso nelle ultime partite, perché parliamoci chiaro, non è neanche facile giocare bene nelle ultime partite, dopo che hai una stanchezza, ma tutte le squadre, non solo noi, tutte le squadre
io vedo anche altre partite, obiettivamente non è che si vedono partite stratosferiche, perché tutte le squadre sono stanche fisicamente, mentalmente, perché comunque i punti in palio contano, c'è la tensione. E nonostante ciò, ripeto, a parte la partita di sabato, noi tutto sommato prima avevamo sempre offerto delle prestazioni comunque di spessore. Quindi questo è sicuramente un dato importante che va a gratificare la squadra. Purtroppo senza riuscire a fare gol. Cioè, e quello, poi dopo alla fine ovviamente conta quello, ma tant'è. No, ci ho parlato sabato sera mentre tornava, ci ho parlato ieri verso mezzogiorno dopo l'allenamento, che aveva male. Adesso infatti aspettavo appunto di sapere l'esito per poi chiamarlo. Chiaramente lo salutiamo ovviamente con un grande abbraccio e cercheremo di dedicargli la vittoria, questo è fuori dubbio, però l'ho chiamato, gli ho detto di farsi coraggio, perché gli ho detto guarda che solo nel momento più bello, certo, però ci si fortifica anche con quello, e gli ho detto semplicemente che se non giocava non succedeva niente. Quindi è meglio giocarsi, e poi dopo purtroppo l'infortunio fa parte di questo sport e degli sport. Chiaro che uno spera sempre di non averlo e di non farselo, però era un momento che ormai durava da un pezzo, perché comunque anche la convocazione con l'Under 21 è stata una grande gratificazione, ha giocato, ha fatto gol. Quindi molto, molto bello per lui, dispiace, ma tornerà più forte di prima, questo è fuori di dubbio, anche perché comunque c'ha dei compagni fantastici che sicuramente dovunque andrà lo coccoleranno, perché si fa voler bene Lorenzo. Quindi.